Devo dire che sinceramente il primo tempo non abbiamo approcciato benissimo. Abbiamo avuto sì l'idea di tenere il pallino del gioco, però abbiamo giocato troppo sotto ritmo, poche verticalizzazioni, poca voglia di andare a far male alla loro linea, alla linea avversaria. Avevamo anche provato qualcosa di diverso anche per gli uomini che c'erano in campo, però evidentemente il messaggio che ho provato a far arrivare ai ragazzi oggi non è arrivato chiaro. Quindi del primo tempo mi assumo completamente la responsabilità, e poi del primo tempo, che dire, fa parte ora quando ci sono questi momenti, è sempre così: al primo tiro che si prende gol, perché è così. Però va bene, devo dire che poi il secondo tempo abbiamo avuto una grande reazione, la squadra ha rimesso in piedi la partita, abbiamo avuto anche diverse situazioni per poterla vincere, un po' siamo stati imprecisi, un po' sfortunati, ed è venuto fuori questo pareggio. Va bene, lo mettiamo da parte come tutti i risultati, cerchiamo di affrontare, di ricaricare un po' le pile, di affrontare al meglio queste ultime partite. L'unica cosa che mi sento di dire un po' a tutta la piazza è che se in questo momento qualcuno, come è giusto che sia, vuole fare delle critiche, le facesse al sottoscritto. Il responsabile sono io, chi fa la formazione sono io, quindi io sono l'unico responsabile, quindi se devono fischiare qualcuno, se devono imprecare contro qualcuno, è quello lì che è lì davanti alla panchina sempre a incitare i ragazzi. Possono tranquillamente prendersela con me, purché lasciano in pace questi ragazzi straordinari, perché quello che stanno facendo continua a essere straordinario. Ora è un momento sicuramente un po' più complicato, ma da squadra potremo uscirne nel migliore dei modi.